Buon salve miei cari pixelini e benvenuti, bentornati in questa nuova fantastica avventura di Harry Potter Westminster. Siamo ancora primi, anche se siamo scesi parecchio di cose, di fare, di eccetera. Ragazzi, siamo pronti, prontissimi per la prossima missione. Ragazzi, bisogna assolutamente andare avanti. Nell'ultima puntata abbiamo incontrato Mundungus Fletcher che ha detto che sì, ci avrebbe procurato il, come dire... Dai, gioco carica lo scherzo proibito, ma attenzione, in cambio dobbiamo andare a Nocturne Alley e andare assolutamente a sconfiggere questo strano mago oscuro che lo tormentava. Io non riesco a capire, non riesco a capacitarmi come sia possibile che noi dovremmo riuscire a fare questa cosa qua. Cioè, lui che è un grande mago che insomma ha a che fare tutti i giorni con criminali, eccetera, non riesce a sconfiggere questo mago oscuro. Noi che siamo studenti del quinto anno dovremmo riuscirci in qualche modo. A me piace sempre di più Diagonale, mi piace veramente un sacco. Soprattutto questo piccolo esserino che io clicco qui. E arriva lo snasino a prendersi il sacchettino e lo porta via, ma come sei carino! Ho sprecato un punto di energia, ma non ci importa perché volendo abbiamo a disposizione la versione moddata che la trovate qua sotto in descrizione, ma comunque è molto facile, ilpixelmatto.it, l'andate a scaricare. Andiamo a Nocturne Alley. Ragazzi, è giunta l'ora della nostra fine, probabilmente con la mia voce rauca e che sta morendo pian pianino. Sarà la fine per Rocky? Riusciremo a sconfiggere il mago oscuro? Chi lo sa? Secondo me ce la faremo perché non è un po' che questo gioco non mi dà sfide, non mi dà soddisfazioni, non mi dà un pochettino di quel pepato in più che mi dice ora potrei non riuscirci. E magari stavolta questo duello durerà un'ora e non riusciremo a sconfiggere niente. Mamma mia, quanto è scuro e bruio questo posto. Ok, allora. Fa attenzione. Ci osservano. Ok, perché mi parli? Non mi parlare. Sento puzza di escrementi. Scusa, non mi sono fatto la doccia, in effetti. Via! Quante volte devo avvertirti, moccioso! A quanto pare tante perché sono un pirla, a quanto pare. Questo mago viene qui ogni giorno alla stessa ora. Io ho paura di sapere chi sia. E hai detto che questo mago ti ha imbrogliato? Già, e lo farà ancora se non lo fermiamo. Ma la vedrai. Me la vedrei io con lui. Ma... Ho paura. Oh no, sta arrivando. Ah, non mi sembra qualcuno di conosciuto. Eccolo che arriva. Cosa intendi fare? Oddio, ma allora, attacca di nascosto. Direi che proprio è l'ultima cosa che dobbiamo fare perché quello sarà più potente di noi sicuro. Sfidarlo, tantomeno. L'unica cosa che veramente mi verrebbe in mente è di trattare con lui. Anche se questa cosa mi sa un po' di moriremo male. Parliamogli. Forse possiamo risolverla senza duellare. Cos'è che ci hanno insegnato gli sviluppatori finora? Che qualunque sia la scelta che facciamo, faranno sempre come vogliono loro, quindi duelleremo. Va bene. Ti seguo. Signor Oscuro? Salve. Signor Mago Oscuro? Scusami, noi... Figlio della... L'avete visto? L'avete visto Mundungus che se n'è andato? Figlio della merda. Noi vorremmo parlare con te. Noi chi? Io e Mundungu Fletcher, porca di quella vacca troia. Niente, ti ho confuso per un altro. Io me ne vado, ciao. Oh no! Figlio della merda anche te! Io non voglio parlare con voi. Ma chi è questo qua? Chi è questo qua? Ah, va bene ragazzi, ci tocca assolutamente combattere. Siamo subito aggressivi e siamo subito dei pezzenti, però non vi preoccupate. Oh, cosa ha fatto? Ah, non ha fatto niente, meno male. Sicura fa due turni, bene, non benissimo. Quindi ragazzi, prima cosa che ha fatto è difensivo.
Ecco, giallo e rosso, ricordatevi le cose perché si ripetono, quindi giallo e rosso. Io faccio ancora così, giallo, rosso, giallo. Bene, ma non benissimo. Aia, mi ha legato, stronzo. Ah, giallo, rosso, giallo, ipotizzando che facesse, che faccia di nuovo rosso, io faccio giallo. Giallo, rosso, perfetto. Va bene, non mi voglio curare, voglio bombardarlo. Giallo, rosso, ragazzi, è molto, molto importante. Babum! Hai fatto un cazzo. Bene, però l'abbiamo bruciato, bene. Cioè, tipo ora. Ok, perfetto. Allora, ragazzi, lui ha fatto giallo, rosso. Quindi tecnicamente ora lui torna al giallo. Haha, ma è stato facilissimo, ragazzi. A questo punto io direi che facciamo un bellissimo... Oh, ragazzi, non l'abbiamo ancora provato. Cacca bomba gigante! Non fa un cazzo, lo sapevo che non fa... Ah, però aspetta, risucchia per 3 turni. Ok, ok, allora, abbiamo vinto. Se lui non ci ammazza prima, noi abbiamo vinto. Ah, mi sono dimenticato! Toccava di nuovo al rosso per lui. Accidenti. No, scherzavo, l'uno è nulla. Quindi ora lui dovrebbe fare il giallo, quindi faccio così. Ragazzi, abbiamo ufficialmente vinto il duello. Purtroppo... Perché c'è scritto subdolo qua in alto? Ragazzi, subdolo qua in alto, perché? C'è sempre stato? Ah, no, ragazzi, è il tipo di incantesimo. Ok, come non ho detto, c'è... No, non c'è, va bene. Flipendo, dai. Comunque, è stato fin troppo facile. Ovviamente gli sviluppatori non hanno più voglia di fare le cose. E una cosa che mi sono sempre chiesto, voi che avete fatto questo duello, anche voi faceva giallo, rosso? Cioè, è uguale per tutti, ogni volta viene creato da zero una cosa a caso? Fatemela sapere perché è molto, molto importante. Cioè, mi interessa. Perché sono quelle piccole cose che uno sa... E deve sapere per andare avanti nel gioco, insomma, e comunque per aiutare poi chi di voi mi chiede consiglio. E allora io gli so dire: guarda, se è uguale per tutti, vai a vedere quel video perché c'è il duello e sai come sconfiggerlo. Se invece magari ogni volta è diverso, allora potrebbe essere un problema. Non posso continuare. Ma abbiamo vinto! Come non posso continuare? Abbiamo vinto! Cioè, è lui che dovrebbe essere a terra morto, non noi. Cioè, abbiamo ragazzi, avete visto? Abbiamo vinto. Riferisce a quel lurido mezzosangue di Fletcher che, se mi deruba un'altra volta, lo distruggo. Io mi chiedo, se la storia va così, quindi che per alla fine noi abbiamo perso il duello, perché diavolo non ci fai perdere il duello? Dovrebbero fare che il duello non possiamo vincerlo, che arriviamo a un certo punto che lui fa un incantesimo più forte di noi e vince. E va avanti la storia. Non che noi vinciamo, ma nella storia in realtà abbiamo perso. Non ha senso. Non ha assolutamente senso. Lui derubare te? Ecco, è tornato il topaccio di merda. Non sono mai scappato, io sono sempre stato qua. Se n'è andato. Figlio di un topo. Oh, ma che sei? Sei stato abbandonato da solo, quello stronzo. Avevi detto che quel mago ti aveva imbrogliato e invece sei tu che hai derubato lui. E non solo una volta. Figlio di un... Demonetizzazione. Figlio di una demonetizzazione. Ah, conta anche prima, quando lo tenevi impegnato nel duello. Sì, conta anche quello, conta. Stronzo. Demonetizzazione, eh? Continua a tenere le scorte di ingredienti sotto un mattone dietro l'angolo. Se la cerca. Ma... Mondungus... Io non capisco. Non capisco. Mondungus. Sei proprio figlio di un Mondungus. Il nuovo insulto per insultare tutti. Figlio di un Mondungus. Mi hai imbrogliato. Sei proprio un ladro. Aveva ragione la Rapic. Vabbè. Su una cosa aveva ragione la Rapic. E non togliamogli quell'unica cosa di cui ha ragione. Che cavolo. Ma io mantengo sempre la parola. Sempre l'ho detto io e ho sbagliato, eh. Mai. E ti darò il boomerang e rimbalza tutto. Stregati. Almeno questo, che culo. Ti avverto. Non si scherza con quelli. Me li dai ora o devo fare un altro capitolo per averli? Gli oggetti stregati non garantisco che funzioneranno come vorresti. Ah, bene. Cerca di trovarli subito. Altrimenti non potrò non dire queste cose. Non deve saperlo lui. Altrimenti non potrò ottenere il ritratto della sala o trovare la prossima sala maledetta.
ovviamente non ce lo dà. Non ce li dà ora, credo. Indovina cosa ho trovato nella sala dei manufatti? Un indizio, sono proibiti. Vediamoci dopo. Innanzitutto, indovina cosa ho trovato nella stanza dei manufatti? Un indizio, sono proibiti. Vediamoci dopo. Ora, io non vorrei che a questo punto li ha trovati Joe a caso. Ti prego, dimmi che non li ha trovati Joe. Perché se li ha trovati Joe io mi arrabbio, perché tutto questo duello, tutto questo è stato inutile. E potrebbe anche essere, perché avrebbe anche senso con tutto il resto. Ma di questo non ci preoccupiamo adesso, ce ne preoccuperemo alla prossima puntata, perché oggi abbiamo fatto già abbastanza. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciami un mi piace qua sotto, di farmi sapere cosa ne pensate. Soprattutto voglio sapere quella cosa del duello, che è molto molto importante. Non abbiamo usato neanche un po' di energia, per fortuna stavolta, però ci sono 3 ore di attesa da aspettare. Quindi ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata di Harry Potter Quest Mystery. Vi lascio qua sotto in descrizione i metodi per, se volete donarmi qualcosa, anche in modo completamente gratuito. Basta che andate su pixelmatto.it/donazioni e trovate tutto, /donazioni.php, e trovate tutte le varie cose interessanti. Direi che ci possiamo fermare qua. Che altro dire? Fatto il misgatto! Mamma!